Sono Luca Bizzarri e ho appena donato il mio contributo a un'associazione di volontariato tramite Satispay. È comodo e affidabile, fidati! Bravo, è bellissimo fare beneficenza, però anche pagare la fattura di chi ti ha sistemato l'antenna, no? Guarda che Satispay è comodo anche per pagare me. Ma Simone, sto facendo beneficenza, è per una buona causa, poi te la pago la fattura. Mamma mia, poi dite dei genovesi. Sono Luca Bizzarri e questo è Non hanno un amico, un podcast di Cora Media promosso da Satispay. Non hanno un amico voleva prendere in giro la nostra classe politica e la sua ripetuta incapacità di comunicare, se non di agire, senza che qualcuno si chieda se questi non abbiano non un consulente, ma un amico che voglia loro un po' di bene. No, hai trovato il tizio sbagliato. Spesso però, guardando noi stessi, ci rendiamo conto che i Salvini sono solo la punta di un iceberg fatto di un ghiaccio malsano, e quel ghiaccio malsano è fatto, è composto dagli italiani. Ci sono storie che raccontano questo ghiaccio, questo substrato di italianità tossica che ci porterà alla rovina, se non lo ha già fatto. La prima storia. Muore Matteo Messina Denaro. Ma che strano, qualcuno aveva previsto che il suo arresto significasse che gli mancava poco, che non era poi sta grande vittoria dello Stato contro la mafia, e i fatti lo hanno dimostrato. Messina Denaro non ha parlato, non ha detto nulla, non ha aggiunto niente alla lotta contro la mafia, ma si è fatto gli ultimi mesi di vita in ospedale, curato, giustamente per carità, e accudito dallo Stato che lui ha combattuto. Ma non è questa la storia. La salma è stata trasferita dall'Aquila, dove il boss è espirato, al cimitero di Castelvetrano, dove è sepolto. Quindi immaginate un carro funebre, scortato dalla polizia, che attraversa lo stivale. Ecco, si è scoperto che quel carro funebre era senza assicurazione. Totalmente scoperto. Quindi l'espressione massima della vittoria della legalità, vittoria fortemente supposta, il carro che trasporta il boss, ecco, non poteva circolare. Ma non è meraviglioso? Non racconta perfettamente la nostra sciatteria, la nostra totale mancanza di senso del ridicolo? Ma questa, vabbè, è una piccola storia che ci capita. Ma sentite quest'altra. È luglio e un turista inglese decide di scrivere il suo nome e quello della sua fidanzata sul Colosseo. Il pirla si fa pure un video, non si sa mai che la sua pirlaggine passi sotto silenzio. Lui si chiama Ivan, lei Hailey, e probabilmente è quella che sta assistendo all'impresa del suo ragazzo mentre incide con una chiave i loro nomi su un mattone del Colosseo. Lo beccano. Titoli sui giornali, indignazione, il poveretto tenta di difendersi dicendo che lui mica lo sapeva che quel palazzone lì fosse così antico. È un tipico esempio di uno che arriva in fondo al pozzo dell'ignoranza e comincia a scavare. Tu mi dirai, chi può fare una figura più barbina di uno così? La risposta è noi. Perché succede che il signor inglese ha un ravvedimento e dice: ok, ho sbagliato, pago. Quant'è? Questi fanno lo studio, ci vuole la vernice, ci vuole il tecnico, ci vuole il restauratore, fanno 1.000 euro. Ecco, da luglio sto poveretto sta aspettando che qualcuno gli dia un IBAN dove fare il versamento e nessuno glielo dà. Nessuno. Il suo avvocato scrive, telefona, ma l'IBAN non arriva. E pochi giorni fa, e qui cito perché fa ridere, dal parco archeologico fanno sapere che la dirigente dell'ufficio bilancio e pagamenti del Ministero dei Beni Culturali si attiverà per risolvere questo impasse. Capito? Si attiverà. È un attimo, no? Ma la cosa meravigliosa è che sono certo che se andassimo a indagare su questa storia, scopriremo che magari lì in mezzo ci sono anche delle persone che lavorano sodo e bene, ma semplicemente hanno contro un sistema che non permette loro di comunicare un semplice IBAN a uno che vuole pagare. E quel sistema siamo noi, lo abbiamo creato noi, lo ha creato chi ha complicato volontariamente l'apparato statale per poter creare posti di lavoro che significano influenze, che significano voti. E ora la burocrazia è talmente intorcinata su se stessa che non è possibile scioglierla, come quando il registratore... Ecco, se avete meno di 40 anni questa non la capite.
come quando il registratore si mangiava la cassetta e tu tiravi fuori un nastro che non si poteva più districare, ti mettevi lì con la matita, ma se ce la facevi era un miracolo, ce la facevi una volta su 10. Ecco, il registratore si è mangiato la cassetta. Il nastro si è ormai intorcinato, bisognerebbe tagliarlo e ricominciare da capo. Tagliare il nastro. Che poi è quello che volevano fare i grillini. Auguri. Adesso ci prendiamo la nostra occasione invece di sburocratizzare questo paese senza aggiungere leggi ma eliminandone 400. A domani. Se volete commentare, se avete idee o suggerimenti per nuove chat di WhatsApp o testimonianze di nuove chat di WhatsApp, potete scriverci a nonhannounamico@gmail.com o nonhannounamico@coramedia.com. Anche per gli insulti, prendiamo anche quelli. Non hanno un amico è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media e promosso da Satispay. È scritto da Luca Bizzarri con Ugo Ripamonti. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Guido Bertolotti. Il producer è Alex Peverengo. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.